parlerò, e d'altronde mi viene abbastanza semplice, visto gli interventi precedenti, quanto hanno un po' esaltato l'esigenza di un monitoraggio efficace, efficiente, che dia diciamo delle informazioni importanti e utili per il miglioramento dell'impianto. Polimatica è una società che ha 30 anni di esperienza, nasce a Torino, quindi in un ambito manifatturiero, e questa esperienza, legata anche all'esperienza di investitore nel settore del fotovoltaico, è stata calata su un sistema di monitoraggio che si chiama Helios, che ha come punto di partenza il fatto di fornire principalmente tutte le informazioni necessarie perché un manutentore, un asset manager, il proprietario stesso, l'investitore stesso, abbia la capacità di far funzionare al meglio l'impianto. L'impianto fotovoltaico può essere visto, e l'abbiamo visto oggi, sia come un investimento, come un BTP a 20 anni, ma abbiamo visto che poi i vari decreti, le varie azioni l'hanno di fatto eliminato questo potenziale alto rendimento. Direi che dal mio punto di vista un asset che va gestito e valorizzato anche per quanto riguarda l'eventuale rivendita, quindi l'eventuale secondo mercato. Oggi ci troviamo in una visione, mediamente, questa è la nostra esperienza, quello che abbiamo visto, in una visione statica, quindi nel caso migliore abbiamo degli O&M che hanno gestito l'impianto, si sono limitati a fare il compitino e bene o male hanno mantenuto più o meno le attese, quello che avevamo previsto nel nostro business plan. Nel caso peggiore ci troviamo anche con impianti che sono sostanzialmente autogestiti in parte, o comunque gestiti in modo molto artigianale con l'elettricista di fiducia, e quindi con poca, diciamo, azione industriale, e questo è un impianto che normalmente rimane molto a rischio e soprattutto che ha anche una seria difficoltà a raggiungere i risultati che ci si aspettava. Si è badato a spendere meno, ma probabilmente si è speso male. L'azione che noi proponiamo è un'azione, diciamo, proattiva di miglioramento continuo, quello che, diciamo, ci insegnano un po' dappertutto, dove oltre al monitoraggio è molto importante l'aspetto dell'analisi e poi l'aspetto delle azioni, anche di investimenti, che ci permettono di recuperare quello che le eventuali inefficienze che nascono nell'impianto. Per noi l'impianto quindi è un'officina elettrica che deve avere un monitoraggio completo, efficiente, sempre presente, quindi sempre attivo. Quando io ho un monitoraggio che smette di funzionare è come se non avessi gli occhi per vedere, insomma. Devo avere la capacità, devo fornire informazioni per avere una tempistica di intervento immediata, veloce, ai problemi, e devo accorgermi anche in fretta anche di problemi che non sono evidenti, non è l'allarme, ma sono problemi nascosti. E quindi la capacità di fare delle analisi ingegneristiche, delle analisi che mi permettono di recuperare quelle perdite di inefficienza che probabilmente di cui non mi ero neanche accorto. Quindi il monitoraggio, gli strumenti che noi diamo è uno strumento per gestire il cambiamento, gestire quello che sostanzialmente sta succedendo in questo momento con le varie modifiche che riducono le nostre possibilità di recupero. Passo ora a quello che è un esempio della nostra di quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo utilizzato Helios all'interno di un impianto in Sicilia, un impianto del secondo con energia. Il primo anno questo impianto ha prodotto il 96%
del piano del PVGIS, della simulazione. Questo 96% non ci ha accontentati sostanzialmente, anche se molti magari si accontentano di una performance di questo tipo, e quindi siamo andati a revisionare l'impianto, a capire cos'è che non funzionava. Abbiamo fatto una serie di interventi, intanto introducendo i controlli di stringa che non c'erano, li abbiamo introdotti in modo tale da abbiamo introdotto i nostri controlli di stringa Helios, abbiamo introdotto il sistema di performance Rezio e di performance dell'impianto, anche dei vari settori dell'impianto, e abbiamo individuato i punti che non funzionavano, i punti che non andavano bene. Normalmente erano pannelli o connettori o stringhe che non funzionavano bene, erano degli elementi magari banali, anche un semplice condensatore che ci creava problemi nell'inverter per certi aspetti. E poi abbiamo cambiato che cosa? Il tempo di intervento dell'O&M. L'O&M non aveva nel primo contratto un tempo di intervento, lui interveniva quando poteva. A questo punto abbiamo obbligato l'intervento entro le 2 ore, e che grazie a Helios era permesso di è permesso anche di misurarlo. Questo intervento ci ha permesso di fare questo. Il primo anno abbiamo avuto il 96% di performance. Il secondo anno abbiamo recuperato il 3,4% di produttività rispetto al primo anno. Diciamo, siamo andati poco sopra della linea di quello che era il risultato atteso. Il terzo anno, perché comunque l'azione è continua ed è di miglioramento, ci troviamo rispetto al primo anno un incremento del 6,7%. E guardate, questo 6,7% è non considerando quello che è comunque il decadimento di performance dei pannelli dello 0,7%. Quindi se voi lo sommate, di fatto avete un 8% di incremento, che se andiamo a guardare è un po' quell'8% che in questo momento il governo ci sta chiedendo di, no? In un certo senso di dare. In ogni caso questo 6,7% noi ce lo conserveremo nel tempo, nei prossimi anni. Quindi sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo investito circa 35.000 euro, il primo anno abbiamo recuperato 25.000 euro, il secondo anno e nei prossimi anni abbiamo recuperato circa 48.000 euro. Direi che non è poco, e comunque è un modo virtuoso per affrontare anche gli inconvenienti e le minacce che in qualche modo lo Stato ci ha imposto.